sono 3 mesi che denunciamo, sin dal mese di dicembre, durante l'approvazione del bilancio, che era necessario avere un piano per la vaccinazione Covid. Siamo ultimi nel paese in rapporto ovviamente alla popolazione vaccinata, in particolar modo per le persone anziane e fragili siamo a una percentuale irrisoria di appena il 14%. Abbiamo denunciato per tante settimane, vogliamo conoscere il piano vaccini, essendo le altre regioni già in essere un piano approvato, deliberato, conosciuto e pubblicato. Finalmente il 23 di marzo, con estremo ritardo, d'altra parte questa è la giunta lenta che arriva sempre ultima sulle grandi sfide, conosceremo e verrà dato al Consiglio regionale la possibilità di un confronto sul piano vaccini. Ci attendiamo risposte immediate e una risposta positiva a tutta la confusione che c'è. Le persone anziane, le persone fragili non riescono a comprendere gli ordini delle priorità. Persone più anziane vengono dopo persone più giovani, sui codici di esenzione, sulle varie fragilità non c'è un ordine di priorità che finalmente oggi verrà conosciuto e anche se in ritardo ovviamente continueremo come opposizione a pungolare la giunta lenta per arrivare agli obiettivi dell'immunità di gregge. Voglio solo ricordare che l'obiettivo è vaccinare 1 milione di persone per arrivare al 70%, con 2 dosi vuol dire 2 milioni di vaccinazioni e noi vogliamo oggi conoscere quali sono i centri vaccinali, qual è l'esercito dei vaccinatori, con quanti giorni e qual è la bocca di fuoco, cioè ogni giorno quante persone siamo in grado di vaccinare in Abruzzo. Queste sono le risposte attorno al quale ci confronteremo ed è solo grazie alle nostre denunce che dopo 3 mesi il piano vaccinazioni è stato redatto e arriva finalmente in aula.